Iniziare davvero, amici, è un momento importante per la TV e, insomma, non stiamo mica scherzando, no, perché questa donna ha visto nascere davvero i più grandi presentatori di tutti i tempi, li ha scelti, li ha selezionati e, devo dire la verità, in una di quelle selezioni c'ero anch'io in costume da bagno, ma tanto non abbiamo quel video. E quale novità tra l'altro vederti in costume da bagno all'inizio della tua carriera? Avevo 18 anni, facevo la sigla della ruota della fortuna sui pattini e ti ho detto tutto. Io facevo la ruota della fortuna, pensa. Cioè, noi anche lì ci siamo, come dire, io ero sfiorati. Dentro. Camminavo come i criceti e la facevo girare. Ero dentro così. No? Tu eri lì che spingevi. Sì, tutto sudato. Mettevi il carbone. Ma attenzione. Scherzi a parte, abbiamo il piacere di avere qui con noi Gianna Tani. Gianna, buongiorno, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie, ma che belle parole. Hai speso no, un sacco... è la verità. Dai, Gianna, è la verità. Tu sei stata veramente la storica casting director di Mediaset per tantissimo tempo. Sì, 25 anni. Che non sono proprio pochi. E, come dicevamo, insomma, hai veramente visto nascere quelli che poi sono stati i presentatori. È il piacere di fare questo lavoro e di vederli nascere e crescere. Li vedo in costume da bagno, cara Giampa, li vedo in costume da bagno, poi là dopo li vedo condurre. Questo è un grande piacere. Questo è un piacere. È verissimo. No? Tra l'altro, io mi ricordo con grande timore anche di Gianna Tani quando non. Io non penso che abbiamo mai fatto, forse per sbaglio una volta, ma non credo, se no me ne ricorderei. Però tutti dicevano: Gianna Tani è quella, se piace a Gianna Tani. Capito? Se non piace a Gianna Tani... Bisogna sfatare, bisogna dire, chi fa casting fa una prima scelta, una prima selezione per proporre, sottoporre la candidatura. Quindi noi proprio così non abbiamo la bacchetta magica. Certo. Però, giustamente, se non mi piaci io non ti propongo. Quindi se non piace al casting director rimani in un bel cassetto. Fa pure. Fa anche ridere, soprattutto Gianna, all'epoca insomma non c'era, come dire, la rete che poteva supportare la possibilità di far vedere la propria arte o le proprie capacità a tutti quanti. Bisognava necessariamente fare il casting. Ma anche oggi, ancora oggi, chi è famoso deve sostenere un casting, un provino. Scusate, non piango, ma è semplicemente le lacrime. Sei commossa a vedere, come dire, con tanta meraviglia intorno a noi. Chiedo scusa, raffreddore. No, figurati. Nel frattempo noi stiamo facendo vedere intanto il tuo sito che è giannatani.it, ma dicevamo appunto, all'epoca non c'era la rete a supportarci, oggi c'è e tu ne hai fatto buon uso. Oggi sì, oggi è cambiato un po' il sistema perché una volta dovevamo convincere le persone a venire a fare un provino, Oggi invece con la web... mettiamo noi a disposizione, al contrario, non facciamo, io perlomeno non faccio più casting per una produzione, per una trasmissione, dico vuoi dei conduttori, degli attori, guarda il mio canale e vedo che Giampa sta cercando. Sì, adesso guarda, ci possiamo provini, anche arrivare qui, quando ricevo l'iscrizione da chi vuole fare un provino, chi vuole essere presente nel canale TV. Ecco, facciamo un attimo, come dire, raccontiamo un attimo come funziona la tua web TV. Adesso la stiamo facendo vedere. È proprio partita. Ecco, adesso. Questa è la mia web TV, canale 7, è già tutto così. Quindi c'è on demand una serie di provini che abbiamo fatto. Per adesso parecchi mi mandano dei link, mi mandano i DVD e quindi facciamo noi l'editing, però in media realizziamo noi, chiaro, con il supporto delle accademie, delle scuole di musica, delle scuole di canto, di teatro, in modo di vedere anche delle persone valide. Il produttore, la televisione, chi vuole, si sintonizza, guarda, cerco degli attori. Quindi c'è proprio una ricerca anche per categorie, attori, modelle, se uno ha il nome e cognome lo vede per il cognome. Se uno ha invece un'esigenza in Sicilia, guarda Sicilia, chi è residente in Sicilia e sceglie i personaggi, chi invece vuole appunto vedere tra i cabarettisti, infatti da stasera partirà il martedì del cabaret, abbiamo tolto tutte le presentazioni e ci saranno delle esibizioni poi. Come se fosse un programma alla come fine. Come se fosse un programma. Poi vogliono vedere, entrare nel merito chi è quel cabarettista, cerca nome e cognome e capisce che percorso ha fatto. Ad esempio ci sono dei cabarettisti validissimi che abbiamo visto adesso per il cabaret in rosa, molto carine, che è stata una finale fatta 15 giorni fa. Quindi stiamo anche sul pezzo perché bisogna stare aggiornati. Adesso magari chiediamo dalla regia, credo che ci siano dei filmati che tu ci hai portato di persone appunto che sono state provinate, eccetera. Se le abbiamo magari le mandiamo direttamente da video alle nostre spalle. E, Gianna, rispetto un po' al discorso di oggi, no? Ecco, noi ad esempio vediamo queste che sono gli Arte Kitao, sì, che è un gruppo, lui è un capoeirista, lei come vedi è una artista, poi anche pole dance e quindi...
compatibilmente con gli spazi, con le disponibilità, li chiamo, li faccio esibire e sono a disposizione. Naturalmente non costa nulla né essere presente né scegliere, perché non voglio fare da agenzia. Sia ben chiaro. Anche perché in generale, quando insomma tu lasciasti la direzione, tutti quanti dicevano: beh, ma adesso Giannatani, che sarà una sveglia e sgamata, farà l'agenzia, così lei prende. E invece tu non hai fatto assolutamente, no, assolutamente questo, e questo dimostra proprio qual è poi lo spirito. Ma no, non voglio diventare matta, perché fare gli agenti di voi personaggi bisogna diventare matti, bisogna seguirvi. No, non è questo. Invece mio marito pazzo scatenato più di me si è confermo innamorato. Confermo che tuo marito è un pazzo ci scatenato. Sto osservando. Io mi sono segretamente dietro le telecamere innamorato di tuo marito dopo Gianluca Zambrotta. Mi sono innamorato di tuo marito, lo voglio dire, scusami. Perché si è innamorato del mezzo, della tecnica e della web TV, e quindi ha detto: ma sì, dai, facciamola. Presa un po' sotto sottotono. Poi invece è una cosa molto carina, molto importante. Infatti adesso noi abbiamo già in onda 600 video. Che non sono mica pochi. Provini, interviste, perché rincontriamoci, incontriamoci. Dobbiamo farla anche noi, allora rincontriamoci. Rincontriamoci, appunto. Personaggi come Natascia Stefanenko, tanti altri che io ho provinato molti anni fa e che adesso alcuni hanno continuato. Ecco, vediamo anche la capoeira alle nostre spalle. E personaggi che hanno continuato nella carriera o personaggi che poi hanno fatto tutt'altro, chi è entrato in politica, chi fa l'imprenditore, certo. Quindi questo è un modo carino anche per sdrammatizzare un po', per far capire che non solo lo ecco qua invece abbiamo un conduttore, un esperto di cucina, Alessio Revelli. Sì, lui ha tutta la storia, sa tutto come nascono dei piatti. Ci devi mettere in contatto per la nostra rubrica Digital Kitchen, dove noi ospitiamo dal web. Ma infatti io sarò un vostro fornitore. Assolutamente, contenuti. Fantastico. Sì, e di persone, insomma. E di persone, anche perché sarà molto piacevole per voi guardare. Cioè, guarda, questo parla di questa cosa. Adesso mi occupo di altro. Ad esempio, molti gruppi che voi adesso fate, questa tribute band. Certo, più tardi ne parleremo, perché sta per partire questo nuovo programma proprio qui sulla 3. E io so, perché ho visto che avete già presentato l'anteprima. Sì, quindi siamo sul pezzo. Senti, Gianna, ma secondo te, adesso al di là ovviamente di, perché con te vi stiamo raccontando secondo me quello che c'è di più bello, no? Sul web, rispetto alla possibilità di avere uno spazio per chi ha effettivamente un talento. Che è una vetrina. Che è una grande vetrina. Però un po', e ne abbiamo già parlato altre volte, questa famosa soglia critica rispetto alle proprie potenzialità si abbassa, o secondo te proprio la tua TV fa sì che questo non accada? Diciamo che se volessi farla difficile dovrei dire: allora questo sì, questo no, questo sarà pronto tra un anno, tra due anni, e diventa troppo complicato. Certo. Diciamo che io do abbastanza spazio a tutti. Magari non li metto nella categoria cantanti se uno sta cominciando a fare scuola di canto, perché parecchie volte, dicevo prima, mi appoggio alle scuole di canto. L'ultimo provino, ecco, ad esempio questo cantante lirico che è meraviglioso, si è dato la disponibilità, è arrivato appunto al Borgo della Musica qui a Milano, perché Erino, un altro cantante, mi ha fatto trovare una serie di professionisti. Quindi io collaboro anche con le persone, perché ho bisogno di un supporto sempre. Ecco, se sono belli, bravi, già pronti, perfetto. Se no, perché non dare l'opportunità di essere comunque visti? Problema, come parlavate anche prima, non si possono catturare i video. Certo. Perché è come in televisione, insomma. Giustamente. I video non si possono catturare, però può rimanere un link, come si usa dire adesso, metti allora visibile su Giannatani Web Channel, cerchi il nome del personaggio e te lo trovi. Però ecco qua, guarda che mito, che questi qua, è Sergio Scappini, sempre con Rodolfo Gordini, che... Perché è per i giovani, ma anche per quelli bravi, per i professionisti. Certo. Non può essere solo dedicato ai giovani. Agli emergenti, in questo senso. Senti, Gianna, visto che sono in tanti quelli che ci seguono, e come dire, no? Noi stiamo anche cercando uno stagista, quindi siamo noi i primi a lanciare questo appello. Se vuoi provarci, siamo qui per te, no? Tempo fa è uscito un libro tuo che si chiama Come nasce una star. Vogliamo dare, lo so che non ci sono grandi consigli, come dire, ognuno poi deve trovare dentro se stesso la propria arte, però...
qualche consiglio per chi sta per cominciare. Come si diventa una star? Cioè, cosa bisogna fare? C'è un ABC da seguire, almeno basico? Se non altro, sapere che cosa si vuol fare. Che è già qualcosa, non che è voglio diventare noto e famoso, no. Ma... quando mandano le iscrizioni, appunto, vorrei fare televisione, vorrei fare spettacolo. Come si diventa famosi? Allora, si diventa famosi facendo dei percorsi. Sapendo fare delle cose. Uno vuole fare l'ingegnere che fa studia ingegneria. Assolutamente. E quindi uno vuole fare televisione e fa degli stage, appunto. Chi vuole fare televisione anche davanti deve imparare a fare televisione dal dietro. Certo. Quindi si presta, viene, capisce i movimenti, i tempi, le situazioni, è la cosa molto importante. E poi, come dico, se uno non può venire a fare un provino dicendo... è lei che deve scoprire l'artista che c'è in me.